Cara comunità di fedeli, la parola di Dio ci esorta a non rimandare. In Proverbi 27, cosa troviamo? Troviamo subito la frase, non ti vantare del domani, perché non sai neppure che cosa genera l'oggi. Siamo un esercito di procrastinatori, che spesso rimandano le decisioni importanti, i cambiamenti necessari, pensando che il futuro sarà eternamente sospeso nell'indeterminatezza. Quante volte abbiamo rimandato i gesti di amore, le parole di perdono, gli atti di compassione, credendo che il momento giusto sarebbe arrivato? Non aspettiamo che la tempesta si abbatta sulla nostra vita, per cercare riparo. Per farvi capire l'urgenza della situazione in cui ci troviamo, oggi non vi riporteremo solo i messaggi della nostra Vergine Maria, che ci avverte continuamente, fornendo mezzi fisici e spirituali per la nostra sopravvivenza. Alla fine del video riporteremo le parole di Rob Bauer, il capo del Comitato Militare della NATO. Lo facciamo perché la notizia uscita in Italia il 19 gennaio riporta parole di allerta, gravi, ma spesso non è stato dato il giusto peso ad esempio, ad oggetti che secondo l'ammiraglio tutti dovremmo avere. Noi abbiamo trovato le sue parole scritte nero su bianco sul giornale Mirror inglese, e vogliamo condividerle con voi per darvi un punto di vista più ampio, fatto di mezzi di salvezza spirituali e anche fisici. Iniziamo da una parte importante dell'ultimo messaggio consegnato dalla Santissima Vergine a Lourdes de Maria il 20 gennaio scorso. Se credete che la nostra Maria Vergine consegni questi messaggi per proteggerci e non per spaventarci, scrivete adesso nei commenti, io credo, Amen. Amati figli del mio cuore immacolato, io sto intercedendo per ciascuno di voi in questo momento particolare per l'umanità. Vi invito a rimanere in allerta. L'agitazione sta crescendo, e i venti di guerra si stanno consolidando, in quanto più paesi si stanno aggiungendo a questo scenario di dolore per l'umanità. Figli miei, non siate indifferenti a ciò che sta accadendo, e che si diffonderà in un modo o nell'altro su tutta la terra. La guerra comporta dolore, fame, morte, desolazione, malattia, ingiustizia, ingratitudine ed altro ancora. In un altro messaggio recente, la Madonna ci ha palesemente indicato ciò che dobbiamo fare e dobbiamo avere, per permettere la nostra preparazione e la nostra salvezza. Ascoltate attentamente, e poi capiremo insieme cosa è assolutamente necessario fare. È necessaria la conversione, perché possiate rimanere sulla via del mio Divin Figlio. Vi trovate nei momenti apocalittici. Il progresso tecnologico vi ha portati a non essere stabili nello spirito, e voi avete dimenticato il mio Divin Figlio. Considerate l'iniquità in cui vivete. Considerate come vi state comportando. Guardatevi dentro e cambiate. Altrimenti vi sarà più difficile distinguere il bene dal male. Ovunque si guardi, tutto è stato contaminato dal disamore, dalla fiacchezza nella fede, e dall'apatia nel cambiare. Sono tanti i segni e i segnali che vi vengono mostrati, ma voi continuate a rimanere nella mondanità. Vi chiedo di continuare nel permanente cambiamento spirituale. Salvate l'anima. Siate del mio Divin Figlio. Portate con voi i sacramentali, senza dimenticarvi del rosario. Figli, affinché i sacramentali compiano la loro protezione su di voi, dovete riconciliarvi con il mio Divin Figlio e con i vostri fratelli, dovete vivere i comandamenti, ricevere il mio Divin Figlio nella Santa Eucaristia, essendovi prima confessati, e dovete pregare. Se pensate che ciò che stiamo dicendo sia importante, vi invitiamo a lasciare adesso un mi piace al video, e ad iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers per non perdervi altri contenuti simili. Cosa chiede instancabilmente la Madonna nelle apparizioni di Medjugorje? Conversione, preghiera e digiuno. Nostra Signora, nei suoi messaggi a Medjugorje, dice: la conversione non è per domani, non è per dopo. La conversione è per adesso, è giorno per giorno. Non possiamo dire, oggi sono una persona convertita e sono già in paradiso. La conversione è qualcosa che riguarda ogni giorno. Se c'è qualcosa che non va nella nostra vita, cercheremo di migliorare con la grazia di Dio,
attraverso il sacramento della confessione, facendo la carità, avendo tempo per adorare Gesù nel Santissimo Sacramento, recitando il Santo Rosario. Per ringraziare la Regina della Pace di Medjugorje, preghiamo insieme la preghiera a lei dedicata. Madre di Dio e Madre Nostra Maria, Regina della Pace, sei venuta in mezzo a noi per guidarci a Dio. Impetra per noi, da Lui la grazia affinché, sul Tuo esempio, anche noi possiamo non solo dire, avvenga di me secondo la Tua parola, ma anche metterla in pratica. Nelle Tue mani mettiamo le nostre mani, perché attraverso le nostre miserie e difficoltà ci possa accompagnare fino a Lui. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per quanto riguarda i sacramentali, abbiamo una guida direttamente da San Tommaso, il dottore angelico. San Tommaso ci guida nella comprensione del significato e della finalità dei gesti, delle parole, dei riti e degli oggetti che ci accompagnano nella nostra fede. Il dottore angelico ci insegna che, sebbene non siano sacramenti, le benedizioni e altre consacrazioni svolgono un ruolo fondamentale come preparazione ai sacramenti, rimuovendo gli ostacoli spirituali. Ad esempio, l'acqua benedetta agisce come difesa contro le insidie del demonio e i peccati veniali, preparandoci all'incontro con la grazia sacramentale. San Tommaso sottolinea che queste realtà sono a disposizione dei fedeli per essere utilizzate secondo le loro necessità, accompagnandoli nei momenti di preghiera, di lotta contro il male e di preparazione alle celebrazioni sacre. I sacramentali comprendono benedizioni, esorcismi e gesti come il segno della croce, che diventano manifestazioni visibili della fede. Le unzioni, le processioni e le rogazioni ci guidano in un cammino di adorazione e supplica. Gli oggetti benedetti, come scapolari, crocifissi, corone del rosario e medaglie, diventano strumenti tangibili della devozione, testimoni silenziosi della presenza divina nella vita quotidiana. Capiti questi strumenti spirituali indispensabili, vi lasciamo con le parole del capo del Comitato Militare della NATO, che ha fornito 3 oggetti indispensabili per la salvezza fisica. Dobbiamo renderci conto che il fatto di essere in pace non è scontato. È per questo che ci stiamo preparando ad un conflitto con la Russia. L'intera società sarà sconvolta, che ci piaccia o meno. Avete bisogno di avere acqua, avete bisogno di avere una radio a batterie, e avete bisogno di avere una torcia a batterie per assicurarvi di poter sopravvivere alle prime 36 ore. Sono cose così, cose semplici, ma è da lì che inizia la consapevolezza che non tutto è prevedibile, che non tutto sarà rose e fiori nei prossimi 20 anni.